Questo piano però non prende l'ascensore che è rotto. Vado sopra e inizio a parlare, a raccontare le idee, come sto facendo oggi, tale e quale. Soltanto che oggi stanno centinaia e centinaia di persone in piazza, migliaia di persone collegate ad un telefonino a costo zero, perché questi sono i nostri sistemi di comunicazione. Poi ripeto, andiamo anche in diretta televisiva, io sempre in diretta, guardateci quando ci andiamo e cambiate canale quando non ci stiamo, subito, subito. Però questo siamo. Ma questo ci permette di essere indipendenti, perché nel momento in cui noi siamo soltanto piazza, soltanto rete in questo modo, non solo internet, siamo sempre in piazza e non dobbiamo dipendere da un grande editore, da un grande giornale e non dobbiamo mai dire signor sì a nessuno, noi saremo gli unici in grado, ripeto, di portare avanti delle leggi utili per la collettività. Questo ci dà libertà. Ci dà libertà questa comunicazione diretta, senza intermediazioni. Quante persone sono collegate adesso? Di una cifra più alta. 2200, pensavo di più, santa pazienza. Prego. Certo. Dopo però prima un po' me mi serve. Hanno scelto la legge elettorale. Ma quando vuoi mamma adesso? Non mamma, per il cappello, perché se fate ti arresti per questo. Lo so, ma è così. Poi prima il signore parlava di Napolitano. Napolitano è veramente il massimo responsabile dei disastri che sono stati fatti in Italia. Veramente queste persone sono molto pericolose politicamente, molto molto pericolose. Avevi ragione su Napolitano. Come? Io mi ricordo benissimo che, se non sbaglio, era Napolitano era ministro dell'interno quando venivano secretate le commissioni delle confessioni di Carmine Schiavone, che disse prima degli altri dove erano nascosti i siti, appunto, di rifiuti tossici in Campania, ma poi di terre dei fuochi purtroppo ce ne stanno tante, ce ne sta un'altra nel Bresciano, muoiono i bambini nel quartiere Tamburi di Taranto, io chiuderò la campagna elettorale in 9 a Taranto, questo è il paese, ed è tutto legato ai soldi. Falcone diceva seguite i soldi e troverete la mafia, altra cosa enorme di differenza del movimento, noi siamo tutti autofinanziati, nessuno di noi, nessuno ci è venuto a dare 40.000 euro, pure legalmente, lecitamente, nessuno. Qua avrete fatto sto palco come l'avete fatto, con le microdonazioni, piuttosto se volete darci una mano, questo l'ha messo il comune, sì, però i volantini, cose, non è che ce l'ha finanziate qualcuno, facciamo le cene, ci siamo inventati il parlamentare che serve, io andavo in giro per l'Italia, mi chiamavano tutti a far il cameriere, lasciavo pure il curriculum perché non si sa mai. Voi ci ridete, ma era un modo per essere totalmente slegati, quindi indipendenti da qualsiasi forma di grande donazione. Ma pensate che un lobbista che dà 100.000 euro a un politico, tutto tracciabile e legale, poi non gli chiede qualcosa in cambio. Quel politico, una volta arrivato a un posto di potere, grazie anche a quel grande finanziamento di un grande lobbista del caso, poi non farà una legge, un emendamento, tanto paga pantalone per restituire il favore, magari con un appalto, magari anche lecito, ma che arriva a quell'imprenditore piuttosto che essere un appalto trasparente che possa arrivare anche ad altri tipi di soggetti. È questo il dramma di questo paese. E il movimento, autofinanziandosi e spendendo denaro con estrema parsimonia, essenzialmente si garantisce libertà. Questo vi garantisce a voi che noi non falliremo una volta al governo del paese? No, però vogliamo un'occasione, un'opportunità. Chiediamo di essere messi alla prova, perché gli esperti, quel che hanno fatto, l'avete visto. Noi siamo gli inesperti, sì, è vero, non abbiamo mai governato, però quando abbiamo governato delle città, nonostante i primi mesi evidentemente di difficoltà, come saranno difficili i primi mesi qualora dovessimo andare al governo del paese. Io guardi, non mento mai, cioè i primi mesi qualora dovessimo vincere le elezioni saranno difficili, perché un intero sistema delle sacche di potere legatissime a quei privilegi, perché la malattia principale della politica, ancora di più della corruzione, è l'essere privilegio dipendenti, non molleranno, perché sanno perfettamente che gli toglieremo tutte quelle garanzie che loro si sono creati in questi anni. Saranno mesi difficili, ci sarà bisogno del sostegno popolare e senza il sostegno popolare non ce la faremo. Ve lo dico, così sapete già che cosa sarà. Spetta a voi decidere da che parte stare. Schierarsi o non schierarsi? Schierarsi è difficile. Prendere posizioni in questo paese dove sembra sempre avvantaggiato colui che non prende posizione, che sta sempre un po' qua e un po' là.
È difficile. Candidarsi come hanno fatto loro a Gaeta mettendoci la faccia non è stato facile, perché avranno ricevuto critiche, qualche amico storico che poi non è più amico, le so queste cose, problematiche in famiglia per cui uno vuole vivere tranquillo, perché io vivevo più tranquillamente prima di entrare in Parlamento. Io evito di leggere la rassegna stampa perché mi verrebbe il sangue amaro a leggere come mi descrivono alle volte: un giorno sono fascista, un giorno sono comunista, un giorno sono un terrorista, un giorno un potenziale stupratore della democrazia, perché poi questa è la logica del sistema: etichettare una forza politica che non è né di destra né di sinistra, perché sono categorie ottocentesche, destra e sinistra, e sono servite a dividere il popolo e a permettere a poche persone di governarci. Etichettandoci fanno sì che magari, facendo credere a colui che crede di essere di destra che noi siamo di sinistra, appunto obbligando in un certo senso a non darci consenso, e a coloro che sono di sinistra li fanno credere noi siamo di destra. Se vogliamo abolire le sanzioni alla Russia perché colpiscono le imprese italiane, siamo di destra. Se vogliamo dare un reddito di dignità alle persone che vivono al di sotto della soglia di povertà, siamo di sinistra. Se vogliamo abolire il finanziamento pubblico all'editoria, torniamo ad essere di destra. Se vogliamo acqua pubblica, trasporti pubblici, sanità pubblica, perché sono diritti e non merci da scambiare, torniamo ad essere di sinistra. Se vogliamo l'abolizione di Equitalia, diventiamo di destra. Se vogliamo alcuni diritti civili, siamo di sinistra, pericolosi estremisti di sinistra. Soltanto quando ci tagliamo gli stipendi e non prendiamo un euro di rimborso elettorale non riescono a dire se siamo di destra o di sinistra, perché l'abbiamo fatto soltanto noi nella storia della Repubblica Italiana. Etichettare è un modo di dividere. Si etichetta, si fa credere che noi siamo una volta una cosa, una volta in un'altra, e così si cerca di limitare un consenso che è grande, perché siamo la prima forza politica del paese, ripeto, senza avere un giornale, una televisione, una sede, senza avere denari. Gli abbiamo fatto, perdonatemi, a Renzi al referendum costituzionale un culo così, con i motorini e i treni regionali. Quando quello prenderà il guru di Obama della comunicazione pagato 400.000 euro. E sarà così pure quest'estate, che lo voglio vedere Alfano fa campagna elettorale sulle spiagge, lo voglio vedere, io ci vado, lo voglio vedere sotto l'ombrellone, lo voglio vedere. Ma l'ho detto anche ad Ardea, oggi il nuovo centrodestra, questi partitini qua squallidi, hanno una paura incredibile di non superare ste soglie, di finire in Parlamento, no? E quindi di finire politicamente. A questi politici, ai Verdini, agli Alfano, ai Gasparri, ai Casini, noi gli garantiremo anche a loro il reddito di cittadinanza, 780 euro al mese. Se perderanno il lavoro, la poltrona, 780 euro al mese Alfano glieli dia. Però deve inserirsi in un percorso di formazione professionale come tutti. Gli presenteremo ad Alfano tre proposte di lavoro, se le rifiuterà perderà il reddito di cittadinanza. Giusto? Quanti l'hanno arrestato, Spellone? Scusa, io non è che riesco a tener conto degli arresti. Sì, dai. Vabbè. Ma voi credete veramente che c'è differenza? Guardate che io li vedo, no? Fanno finta di litigare ai talk show, poi magari quando bocciano la proposta del 5 Stelle per l'abolizione dei vitalizi o dimezzamento degli stipendi, li vedi destra e sinistra a brindare a prosecchino con il mignoletto alzato alla buvetta, dove con la Ninno, uno del PD, ordina tè in acqua minerale, Ferrarelle o Fiucci. State molto attenti a coloro che ordinano tè in acqua minerale, sono soggetti assolutamente pericolosi. Con la Ninno, io poi racconto tutto quanto, tanto che mi frega. Io vi devo raccontare degli episodi perché mi piacerebbe che voi foste una mosca per svolazzare in Parlamento e vedere quel che vedo io. Il consenso del movimento, se tutti i cittadini vedessero quel che vediamo noi lì dentro, sarebbe oltre il 99%. Io vi voglio raccontare due episodi per farvi capire come funziona quel palazzo e quanto sia distaccato dalla realtà. Sono anche episodi comici. Il primo intervento che feci in Parlamento, ormai 4 anni fa, io dissi: il PD è peggio del PDL. E la Boldrini disse: non offenda, perché si offesero giustamente quelli del PDL. Avevano da poco condannato Berlusconi, se non sbaglio, io dissi: avevamo occupato il tetto della Camera, puniteci, sanzionateci, ma prima sbattete fuori i ladri di Forza Italia, una roba del genere. Panico, gli avevo dato dei ladri. Tutti quanti cercano, questi di Forza Italia, di venire verso me per picchiarmi. E i miei colleghi fanno un cordone di sicurezza intorno a me, vero? Per proteggermi da questi energumeni, vabbè, non faccio battute di Forza Italia.
Mentre io stavo lì difeso dai miei colleghi, vedo un deputato di Forza Italia, si chiama Cirielli, che poi ha lasciato Forza Italia, ora sta credo confitto, che riesce a intrufolarsi nel cordone, diciamo, di sicurezza dei miei colleghi e si avvicina minaccioso verso di me. Io lo guardo con la coda degli occhi, vedo che mi stava a pochi metri e penso tra me e me, speriamo che mi dà uno schiaffo, io mi butto per terra, simulo e prendiamo il 3% alle elezioni. Si avvicina, viene davanti, io subito tiro su le braccia in maniera gandhiana, come dire, io non faccio niente. Lui viene preso alla sprovvista e li tira su pure lui. Ascoltate che è vero. Io avevo appena detto, puniteci, sanzionate, ma prima sbattete fuori i ladri di Forza Italia. Questo mi guarda e mi dice, Di Battista, non generalizzi, noi di Forza Italia non siamo tutti ladri. Che è una frase meravigliosa. Al che io gli dissi, onorevole, mi dica chi è ladro e chi no, così facciamo prima. Lui ha preso a sera. Secondo episodio, primarie del PD non mi ricordo dove, solito scandalo, un arruolato cinesi, tesseramenti falsi. Prima lei diceva si vuole iscrivere al Movimento 5 Stelle, noi non diamo teste, non siamo il Partito Democratico. Uno va su internet e si iscrive gratuitamente, non è che chiediamo soldi e cose, non c'è una tessera del Movimento 5 Stelle. Mentre invece scandali, sapete, i cinesi, le robe. E dato che io, l'avete visto pure qui in piazza, devo usare l'ironia in quei palazzi perché senza l'ironia mi sarebbe venuto un fegato grande non lo so quanto. Vado da Cooperlo che era seduto su un divanetto di Montecitorio. Tra l'altro è difficile distinguere Cooperlo dal divanetto di Montecitorio. Molto difficile. Si mimetizza. Si devono vestire con, in maniera diversa. E gli vado a dire, Cooperlo, ma che avete fatto? C'era questo scandalo del tesseramento. Dico, Cooperlo, che avete fatto? Avete tesserato mio nonno, che è morto nell'87. Cooperlo mi guarda e mi dice, veramente? Io dico, no, era uno scherzo. Ah no, perché se no intervenivo. Cioè, per lui era plausibile che il PD avesse tesserato un morto. Questi sono episodi veri, che io ho detto migliaia di volte, scritto, mai smentiti, per farvi capire che quel palazzo è distaccato dalla realtà. Ti porta a giustificare... finita la batteria, porca. Ti porta a giustificare l'ingiustificabile. Come fare tesseramenti falsi o sedersi di fianco ad un ladro. Tu pure se non sei ladro sai che quello di fianco a te è un ladro. E diceva, se non sbaglio, Malcolm X, non temo la malvagità dei crudeli, ma il silenzio degli onesti. Perché il nemico peggiore è l'onesto che pur di mantenere un posto di lavoro a 14.000 euro al mese tace e non denuncia magari un collega che fa un illecito e che gli siede di fianco. Questo per farvi capire quanto quel palazzo sia distaccato dalla realtà e per quale ragione siamo sempre in piazza. Perché questa piazza servirà, non servirà per vincere le elezioni a Gaeta, non lo so. Leggete il loro programma e valutate. Però tanto ormai è. Leggete il programma e valutate. Però ci serve in primis a noi per mantenerci ancorati alla realtà. Perché se tu ti stacchi dalla realtà è come se ti ungi un dito, se ti ungi un dito senza accorgertene ti sei unto tutta la mano e dura un secondo, in un secondo ti trasformi magari come il peggiore avversario politico che avevi sempre diciamo condannato e attaccato quando eri appena entrato. Dura un secondo, ma la possibilità che la contaminazione ci sia tra tutti i politici e il sistema aumenta se c'è disinteresse da parte dei cittadini. Perché spesso è stata pure colpa nostra, non è che tutti i mostri ce li siamo trovati, colpa nostra non soltanto che li abbiamo votati, ma che li abbiamo difesi, che abbiamo ragionato per partito preso, perché in questo paese si ragiona per partito preso. Io sono di destra e voto Berlusconi, pure se è Berlusconi che ha fatto Equitalia, o io sono di sinistra quindi voto il PD perché viene da Berlinguer, pure se Berlinguer si sta rivoltando nella tomba a vedere che il PD ha abolito l'articolo 18. È incredibile, ma è così. Chi vota per partito preso, lo dico a Gaeta, vota un unico partito, un partito che vi ha preso e basta. Non si può votare un amico o un parente solo perché è un amico o un parente. Con gli amici e parenti ci si va a pesca assieme, a fare una operativa, io a vedere il centro storico di Gaeta, ma se si presentano con partiti o con liste civetta o con liste trasformate per continuare a divorarsi la cosa pubblica anche qui, non è che si votano perché sono parenti, si mandano a fanculo in maniera molto molto chiara. Ma quello dipende da voi, Noi di più non possiamo fare.
Noi non ce l'abbiamo con i ce l'abbiamo con i partiti, ce l'abbiamo più che altro con i fatalisti, con quelli con Italia, dicono tanto non può cambiare niente, tanto sono tutti uguali, tanto io non conto. Io pure pensavo un tempo così, poi ho avuto l'opportunità senza conoscere, beh, io non conoscevo Grillo quando mi sono candidato. Me ero candidato una volta a Roma, avevo preso 0 voti, ve lo giuro, in un consiglio circoscrizionale. Nel 2008 neanche c'era il movimento, c'era la lista civica Amici di Beppe Grillo, ma credevamo allora che i cittadini appunto potessero entrare in Parlamento, nelle istituzioni, e fossero capaci di farsi Stato senza l'intermediazione dei partiti politici, senza bisogno dell'intermediazione magari dei grandi finanziatori, senza l'intermediazione dei grandi gruppi mediatici che noi chiaramente non controlliamo e non controlleremo mai. Ci credevo. E ricordo che eravamo in un bar a Torre Vecchia, chi conosce Roma, a Roma Nord diciamo, 4 ragazzi a scrivere un programma per la circoscrizione di Roma, e arriva un cameriere e ci dice: che prendete? 2 birre, 2 chinotti, facciamo made in Italy. E, ma che state facendo? Ci chiese. Noi stiamo provando a scrivere un programma per la circoscrizione, sogniamo il cittadino che si fa Stato, magari entreremo in Parlamento. Voi? Rideva. 2008, a distanza di 5 anni, 2 di quei 4 ragazzi che buttavano giù un programma sono diventati parlamentari della Repubblica. Io mai avrei pensato di finire in Parlamento e di essere invitato nelle televisioni, mai l'avrei pensato, veramente la vita più fantasia di noi. Eppure abbiamo avuto questa opportunità, però perché ci abbiamo creduto, siamo andati e non siamo più stati fatalisti, abbiamo pensato di metterci la faccia, abbiamo pensato che cospirare fosse più importante che espatriare. Perché cospirare significa respirare insieme, conspirare, respirare insieme. Quindi io vi invito alla cospirazione, basta, poi votate in movimento, non movimento, decidete voi amici come prima, ma vi invito alla cospirazione, perché o si veramente senza cospirare in questo paese, l'unica alternativa sarà espatriare. Vedete le condizioni drammatiche, economiche che ci sono magari nel dirimpettaio di casa nostra, però non lo sappiamo. La disperazione quieta. Toro la chiama, una quieta disperazione che neanche vediamo, perché è così diffusa ormai la disperazione, che magari non si nota neanche più, è meno visibile, perché tante persone vivono in quelle condizioni e si vergognano pure, come se fosse colpa loro, come se fossero loro i responsabili che i loro figli non hanno lavoro o che non c'è possibilità di trovare un lavoro per loro in questo paese, ma non sono loro i responsabili. Io vi chiedo una mano. Ripeto, non il voto, noi da soli non ce la facciamo. Un politico viene in piazza, Gaeta dice: se mi votate vi promettiamo questo, questo e quest'altro. No, noi vi diciamo che se avremo un sostegno popolare qui e nell'Italia intera avremo una possibilità. Senza sostegno popolare noi possiamo pure entrare in di più, ma non ce la faremo, perché il sistema è incancrenito, è molto forte sotto tutti i punti di vista. Non ci servono cittadini elettori, ma cittadini con l'elmetto che smettono di delegare, che si dedicano alla partecipazione alla vita politica, perché la politica è la più bella attività che un essere umano possa fare. Ce l'hanno rovinata questi personaggi, ma è bella la politica. Significa vederci in una piazza, parlare di temi, convincerci, criticarci, presentare a loro delle altre proposte, magari per migliorare il loro programma. Una volta, qualora dovessero vincere qui a Gaeta, insistere, pungolarli affinché possano rispettare il programma elettorale. Questa è politica. Ed è una cosa bella. Poi tu pensi a Formigoni, a quella gente lì, e te la rovina. Ma è bella la politica, è meravigliosa la politica, non è brutta. Per me è una passione enorme, la farò per tutta la vita. Ma fare politica non significa stare nei palazzi, perché si fa politica pure quando compri o non compri un prodotto al supermercato, quando parli o non parli con un tizio che ha bisogno soltanto di essere non convinto, informato, perché c'è un mucchio di gente in questo paese che del 5 Stelle a sua insaputa, che aspetta soltanto di essere informato, non convinto, che è del 5 Stelle ma ancora non lo sa, perché sono idee di buonsenso le nostre, idee logiche e non ideologiche. Fare politica significa dare una mano a delle persone che hanno difficoltà, significa insegnare ai propri figli di essere bravi e non furbi, perché questo è il paese dove viene insegnata la furbizia ancora di più dell'onestà. Questo significa fare politica. Grazie. Glielo dici tu? Voteva Salvini. Diglielo tu, raccontagli quel che ha fatto la Lega, ha governato tanti anni. La Lega attacca Alfano da una parte, ma in Liguria governa Alfano. Cioè, hanno governato questi qua.
Cioè, alcuni trattati relativi all'immigrazione, il trattato di Dublino, l'hanno firmato pure loro. Sapete com'è sta questione, però se ci avete fatto caso, io ho parlato poco degli altri. Cioè, non è che mi interessa, ormai lo sapete, poi chi non lo vuole sapere non lo potrà sapere mai. Chi vuole chiudere gli occhi perché ha paura ad autoammettere il proprio fallimento, perché è così. Ci stanno delle persone che continuano a votare magari partiti marci perché hanno difficoltà ad ammettere a loro stessi ho sbagliato. Io ho sbagliato, io votavo il PD, io ho sbagliato, ma sono una persona nuova adesso. Sono disintossicato. Qua c'è qualcuno che aveva votato Forza Italia. L'ho riconosciuta a lei, L'occhiale tipico. Scherzo. Mio padre pure ha votato, non mi ricordo, Fini, mio padre. In certo tempo ci credeva, Fini. Avete visto, gli hanno sequestrato mio. Io gli avevo detto. Mio padre quando. E Fini tipo si distaccò da Berlusconi, fece Fli, non mi ricordo, io stavo in America Latina, ci andò, dice no, gli voglio dare una mano, e ho detto papà, non ci andà, ti fregano ancora, no, andò e gli diede 10 euro di sottoscrizione a quella roba là. Io qualche mese fa andai in duello dalla Gruber con Fini e mio padre mi disse, se puoi richiedigli indietro che 10 euro. Facciamo questa trasmissione, altro Fini facciamo un po' il ruffiano, no? Di Battista, non sono d'accordo con il Movimento 5 Stelle, ma dice delle cose sensate. Al termine dice, come sta tuo padre? Perché si ricordava. Bene, bene. Tra l'altro, Presidente, lui vorrebbe indietro 10 euro. Lui si è messa a ridere, manco 10 euro è riuscito a cacciare. Manco 10 euro. E fanno così, saranno messi evidentemente in qualche polizza là di Corallo, di quello lì del RAS, delle slot machine. E no, era l'esempio della legalità, della destra sociale. E quanti saranno stati fregati pure qua dalla destra sociale? Mo vedi, Storace di là, Gasparri di qua, Fini è indagato per corruzione. Ma poi tutti andati con Berlusconi, per cui chi va con Berlusconi è già politicamente responsabile di una, diciamo, perdita di valori. Però gli altri qua, gente che era del Partito Comunista e ha votato PD, credendoci ancora. Io li capisco, li capisco, perché io pure un tempo per andare contro Berlusconi votavo il PD pensando che fosse l'opposizione, poi l'ho visti spartirsi ogni cosa. E alle prossime elezioni o vince il 5 Stelle o vince Renzo Sconi, è chiaro, questo è assodato e questo lo dovremmo dire a tutti, a tutti. Già c'è qua Gaeta Renzo Sconi. Anche a Formia, anche a Formia, certo, perché non lo so. No, sta roba a me, cioè io non mi date sta responsabilità. No, ognuno ce l'hai pure tu sta responsabilità. Cioè non è che io sto lì a fare il portavoce, ma poi magari me ne vado via io, entrerà qualcun altro, magari in questa piazza, qualcuno di voi finirà in Parlamento, perché no? Iniziate a entrare in quest'ottica, perché no? Io ci sono entrato e mai avrei pensato. Mi arrivò un'email nel 2012, io stavo a Lisbona a scaricare cantine con due ragazzi, a svuotare cantine con due ragazzi brasiliani per imparare il portoghese, l'idea mia era di tornare a scrivere in America Latina. Quando mi arriva un'email del 5 Stelle, tu ti puoi candidare. E io ho fatto, ve lo dico sinceramente, ma proviamo. Ho fatto la dichiarazione di intenti, un video, e lì poi c'è stato lo tsunami tour, abbiamo preso una valanga di voti e sono entrato in Parlamento. È vero. Assolutamente inesperto, assolutamente stupito di quella roba lì. Eppure guardateci adesso, ripeto, siamo il nemico pubblico numero uno di un sistema partitocratico che ha campato sulle nostre spalle per 30 anni. E sono terrorizzati, perché non ci